Buona giornata amici, ben ritrovati in Pole Position. Questa mattina vogliamo parlare di moda, di abbigliamento con un'azienda internazionale, mondiale addirittura, che ha una sua presenza molto forte anche in Italia. Sto parlando della Chiabi. Allora, con noi Massimo Pozzi, buongiorno. Buongiorno a lei. Che è il direttore sviluppo appunto di Chiabi, Chiabi Italia. Un'azienda, Pozzi, che nasce in Francia. Nasce in Francia nel lontano 1978, 10 anni dopo il Maggio francese, su ispirazione di Patrick Mounier, un imprenditore del nord della Francia, fratello di Gérard, il fondatore della catena di ipermercati Auchan. Patrick appunto, che aveva da sempre avuto l'ambizione di creare una catena di abbigliamento, di moda a prezzi accessibili. Da qui l'idea del nome Chiabi, che in francese non si scrive così ma significa che veste, a petit prix, a piccoli prezzi. Ecco, e questo è stato, direi, come obiettivo l'inizio. Molto molto raggiunto in Francia soprattutto, ma anche in Italia. In Francia siamo leader ormai da molto tempo con 350 punti vendita, in Italia siamo presenti con 25 punti vendita, l'Italia rappresenta oggi il terzo paese in Europa dopo la Spagna. Abbiamo l'ambizione di superare i cugini spagnoli rapidamente. Bene. Recentemente avete aperto alcuni punti vendita a Brescia, Reggio Emilia. 25 punti vendita, dicevo appunto, recentemente aperti 4, gli ultimi 4 con un successo di pubblico straordinario. Sono stati aperti a Brescia, a Milano, il quinto nella regione milanese, a Reggio Emilia e a Livorno. Che prodotti tratta Chiabi? Tratta prodotti di abbigliamento per la famiglia, quindi nei nostri punti vendita, che si sviluppano su una superficie di circa 2000 metri, si trovano dei corner dedicati all'abbigliamento più squisitamente fashion, così come ai basici essenziali, corner appunto dedicati alla donna, all'uomo, al teenager, ma anche al fratello, ai fratellini più piccoli, così come per la donna formosa o la neomamma in attesa del bambino che non vuole perdere un tocco di femminilità, o per il papà un pochettino più robusto. Sono strategie, quelle che offrite, quelle che avete adottato, che vi hanno permesso di superare la crisi? Sì. Abbiamo deciso qualche anno fa, nel pieno della crisi internazionale, di fare leva su 4 assi portanti. Abbiamo modificato in maniera sostanziale le nostre collezioni, presentandole molto più con una tendenza di moda molto più accentuata e con molto più colore. Abbiamo rinnovato totalmente il nostro punto vendita tradizionale, chiamandolo Chiabi One, per dare proprio il senso di un nuovo inizio, rendendolo sicuramente più piacevole, confortevole per i clienti, ma contestualmente offrendo una possibilità di chiarire l'offerta in maniera molto più importante. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando costantemente sulla formazione dei nostri colleghi in vendita, che sono a totale disposizione del cliente e sempre aggiornati sulle nuove tendenze della moda. E da ultimo abbiamo fatto leva in maniera ancora più forte di quanto non fosse successo in passato sul prezzo. Siamo da sempre i meno cari e vogliamo continuare ad esserlo anche per il futuro. Vorrei aggiungere che una strategia così aggressiva poteva avere ragione solo nel caso in cui ci fosse stato un chiaro riscontro di incremento delle vendite. E in un mercato che regredisce ormai da anni sistematicamente, viceversa, noi continuiamo ad avere delle progressioni importanti ormai da 5 anni. Un telegramma veramente qua, Pozzi, perché abbiamo sforato, certo, il tempo limite, perché era molto interessante quello che stava dicendo. Il vostro punto di forza?
Il nostro punto di forza è da sempre la donna e il bambino. Ancora recentemente sono stati resi noti i risultati della manifestazione Insegna dell'anno, che ci ha premiati nella categoria abbigliamento bambino, donna, sia per il negozio fisico che per il negozio web. Il panel era assai rappresentativo, circa 100.000 consumatori hanno espresso la loro preferenza e ci sembra di dover ripartire da questa conferma per avviare il piano di sviluppo che abbiamo in animo. Grazie a Massimo Pozzi, Chiabi Italia, per essere stato con noi. Grazie a lei. E torniamo domani mattina alle 7 precisi, in punto, 7 in punto, sul 282 del Digitale Terrestre Nazionale. Questa intervista a Chiabi la potete ritrovare anche on demand sui nostri sistemi online. E allora, sarà una nuova giornata da iniziare con i colori, come Chiabi, con i colori di un nuovo giorno in pole position.